Bellezze, eccomi tornata con un nuovo video e anche oggi mi presento struccata perché ho deciso di truccarmi insieme a voi. Devo andare a lavoro fra poche ore, quindi visto che dovevo truccarmi ho detto perché non truccarmi con le ragazze, visto che da un po' di tempo che non registro un mi preparo con voi, insomma chiacchierando insieme, anche perché mi è venuta l'idea insomma di registrare questo video perché ho diversi prodotti nuovi che sto utilizzando da poche settimane e quindi avevo piacere a mostrarveli all'opera. Direi subito di partire. Come sempre mi sono preparata una delle mie fasce per i capelli, perché sennò truccarmi in questo modo diventa alquanto difficile e complicato, quindi mi metto la mia fascetta per i capelli e partiamo. Ok, possiamo partire. Come potete vedere sono già andata a riempire e a definire, a sistemare le sopracciglia perché ahimè non sono così. E da circa 3 settimane sto utilizzando i prodotti di Benefit che mi stanno piacendo tantissimo. Sono stata invitata al loro evento, hanno parlato di tutti i prodotti dedicati per le sopracciglia e sicuramente in un prossimo video ve li mostrerò all'opera. Però adesso partiamo dal fondotinta. Per quanto riguarda il fondotinta voglio utilizzare questo che mi è arrivato da circa un mesetto forse, della Labo. Questa è la linea in edizione limitata, Labo Filler Makeup, e questo è un fondotinta illuminante. Di questo fondotinta ci sono 6 tonalità di colore, il mio è nella colorazione porcellana, è appunto un fondotinta illuminante con un SPF 15, quindi anche perfetto contro i raggi solari. È un fondotinta cremoso che dona luce all'incarnato, è molto leggero dal finish setoso e ha una copertura media. Tra l'altro anche il pack devo dire che è veramente molto molto carino, e vado ad applicarlo con un pennello ovale. Che tra l'altro il pennello ovale è, oltre alla Beauty Blender, è il mio pennello preferito per quanto riguarda l'applicazione del fondotinta. Intanto che applico il fondotinta, raccontatemi qualcosa di bello. Come state? Come state passando quest'ultimo periodo? Io tutto bene. Continuo a lavorare, insomma, però a parte quello tutto bene. E questo fondotinta devo dire che mi piace molto perché, come potete vedere, non è troppo coprente, è leggero sulla pelle e anche la colorazione è perfetta per il mio incarnato e mi piace proprio perché dona subito luminosità al viso. Tra l'altro, dopo tantissimo tempo che me lo chiedevate, sono riuscita finalmente a pubblicare i video di The Sims. Era veramente da quest'estate che molte di voi, perché non a tutte piacciono questo genere di video, però moltissime di voi mi scrivevano: quando esce un nuovo video di The Sims, quando ricominci a giocare a The Sims? E finalmente alla fine mi sono decisa e ho deciso di riprendere questa tipologia di video che, ripeto, non a tutte piace, però vedo che comunque è seguito con piacere, quindi voglio continuare insomma a registrare anche questo tipo di video. Questo genere di pennelli lo trovo veramente perfetto per applicare il fondotinta perché, come potete vedere, si sfuma e si applica molto facilmente e molto velocemente, quindi se ancora non li avete provati io ve li consiglio assolutamente, specialmente per l'applicazione del fondotinta. Cioè io non ne posso più fare a meno, la mattina quando sono di fretta applico il fondotinta veramente in 30 secondi con questo pennello e non posso più farne a meno davvero. Dopo aver applicato il fondotinta passo al correttore, utilizzo sempre questo della Labo Filler Makeup. Anche questo, come il fondotinta, è un correttore illuminante, un correttore fluido illuminante. Il mio è nella colorazione 212 e, se non sbaglio, anche del correttore ci sono 6 differenti tonalità. E anche qua il pack è molto bello e mi piace l'applicatore, quindi vado a pushare un pochettino e poi lo applico sulle occhiaie. Questo correttore, a differenza del fondotinta, è più scuro, è più aranciato, se riuscite a vedersi, se riesce a vedere dalla videocamera non lo so, anche perché oggi, nonostante sia primavera, c'è il cielo grigio, completamente grigio, e ci sono le nuvole che vanno e vengono, quindi magari cambierà un po' la luce durante il corso del video. È assurdo, ha fatto bellissimo settimana scorsa che c'era il sole quando uscivo con il mio cane, non dico che ero manica corte, però ero senza giubbino, o se no con il giubbino in pelle, insomma con una giacca di pelle, e stavo benissimo, il sole si stava da Dio. Invece questa settimana le temperature si sono abbassate, il sole non si è più fatto vedere, come capita ogni anno quando arriva la primavera torna al freddo, ma chissà perché ogni anno puntualmente qua a Brescia succede così: qualche settimana prima della primavera si sta benissimo, arriva il sole, e poi quando arriva la primavera il sole se ne va.
Vabbè, comunque sto applicando il correttore con questo pennello che mi piace molto di Neve Cosmetics, proprio per applicare il correttore. E per quanto riguarda l'applicazione del correttore, mi capita di stenderlo o con un pennello di questo tipo oppure con la Mini Beauty Blender leggermente inundita. E che altro posso raccontarvi? Non c'è in realtà un argomento in particolare che voglio trattare con voi. Mi è venuta proprio voglia di fare questo video perché era veramente da tanto tempo che non ne registravo uno, avevo dei prodotti da provare, dei prodotti nuovi da mostrarvi e sinceramente fare un video soltanto dove vi mostravo i prodotti non mi piaceva, ma perché in primis non è un tipo di video che piace molto a me, nel senso che io dopo un po' mi stufo a forza di vedere prodotti, a sentire parlare soltanto di prodotti senza vederli all'opera, mi stufo e quindi ho pensato di non fare quel genere di video proprio perché in primis a me non piace. Passo alla cipria ed utilizzo questa di Puro Bio. Recentemente mi è arrivata la nuova collezione di Puro Bio, dove però all'interno non c'era questo prodotto perché questo è un prodotto che arriva dalla collezione precedente, quindi ho già da un po' di tempo l'ho già utilizzata, la sto utilizzando da molto molto tempo, a differenza di tutti gli altri prodotti che invece sono tutte collezioni nuove, tutti prodotti molto recenti. È una cipria che mi sta piacendo molto, è una cipria trasparente, tra l'altro il prezzo è super low cost, per la qualità è veramente un prezzo veramente ottimo e la sto utilizzando veramente da parecchio tempo. Tra l'altro questa cipria si può utilizzare anche come primer sugli occhi per l'ombretto e mi piace molto l'effetto perché non si sente e non si sente per niente sul viso, veramente molto molto leggera ed è un prodotto top, super approvato. Per quanto riguarda gli occhi, da due mesetti se non di più sto utilizzando l'eyeliner marrone. Mi sono un po' stufata dell'eyeliner nero, quindi per avere un effetto più leggero preferisco l'eyeliner marrone e per andare a lavoro sto veramente utilizzando da diversi mesi questo prodotto, questo eyeliner di Essence, che tra l'altro ha un prezzo veramente super low cost. E lo vado ad applicare sui miei occhi facendo molta attenzione perché per quanto riguarda l'applicazione dell'eyeliner non sono ancora molto pratica. A volte mi esce bene da un occhio e dall'altro no, a volte mi esce da schifo da tutti e due gli occhi, insomma, forse mi capite. Adesso però non parlo perché se parlo esce sicuramente una schifezza, un disastro. Diciamo che la cosa bella di applicare un eyeliner marrone, non nero, è che i difetti si notano meno perché il colore è meno evidente. Il nero, appena sbavi con il nero, si vede subito, invece con questo si nota molto molto meno se non è stato applicato perfettamente e quindi anche per questo una mattina quando sono di fretta mi piace molto di più perché veramente anche se sbavo non si accorge nessuno. Primo occhio fatto, passo al secondo sperando di fare la riga più simile possibile. Ok, direi che può andare. Passo poi al mascara e sto utilizzando da circa una settimana questo mascara, questo nuovo mascara di Sephora nella colorazione Ultra Black e mi sta piacendo tantissimo. Lo vado ad applicare sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, ha proprio un effetto panoramico sulle ciglia, mi sta piacendo tantissimo. Questa appunto la tonalità Ultra Black, però volendo c'è anche la versione Black. Io però ho preferito questa Ultra Black perché mi piacciono le ciglia molto molto scure, molto intense, insomma le ciglia secondo me si devono assolutamente notare. È uno dei prodotti, il mascara, che utilizzo veramente quotidianamente oltre alla matita per le sopracciglia, non posso farne a meno, non posso uscire di casa senza un po' di mascara e questo ragazze è strepitoso. L'unica pecca è che essendo veramente ultra black, la sera a struccarlo ci metto veramente il doppio rispetto a un classico mascara, ci metto molto più tempo perché il colore è veramente super intenso. Guardate la differenza con questo occhio dove ancora non ho applicato il mascara. Cioè, pazzesco, questo mascara ha veramente un effetto super volumizzante. Passo anche all'altro occhio. Ho cambiato idea, non voglio mettere il mascara anche nelle ciglia inferiori perché così quelle superiori sembrano ancora più lunghe, quindi ho deciso niente mascara per oggi nelle ciglia inferiori e probabilmente dovrei smettere di metterlo
perché quelle sopra sembrano veramente molto più lunghe. Passiamo a fare un po' di contouring, o meglio un po' di strobing, sempre della Love Filler Makeup. Ho questa palette di appunto di illuminanti per avere un effetto strobing, quindi un contouring ma molto più leggero, più naturale. Tra l'altro guardate il pack, è bellissimo, questa palette è veramente gigante e all'interno ci sono tre tonalità diverse, si parte da questa che è la più scura fino a questa che è la più chiara. Vado a stendere questo prodotto, questa polvere, con questo pennello di Puro Bio, anche questo è la novità entrata in casa Puro Bio, è un nuovo pennello per applicare appunto le terre e le polveri. Il colore più scuro serve per valorizzare, quello leggermente più chiaro per illuminare e quello ancora più chiaro per esaltare. Parto dal colore più scuro e lo vado a mettere sotto gli zigomi. Questa palette, questo prodotto, diciamo, è molto più leggero rispetto a un classico bronzer, l'effetto è veramente molto più naturale. Infatti devo mettere, l'ho già provato un po' di volte e mi sono accorta che devo prelevare un bel po' di prodotto perché è molto molto leggero e si fatica molto a vedere. Non è scurissimo, è un effetto molto naturale, proprio da tutti i giorni. Io non sono un amante del contouring troppo definito, non mi piacciono quelle che hanno il viso troppo scavato, insomma, che danno l'effetto troppo scavato. Mi piace un effetto naturale e questa è proprio la palette che fa al caso mio, diciamo. Passo comunque anche all'altra guancia. Questa palette, questo effetto secondo me è veramente perfetto per andare a lavorare per tutti i giorni, mentre invece se volete un effetto, un contouring molto più definito, dovete assolutamente utilizzare una terra, un bronzer scuro, perché con questa palette quell'effetto non lo potete ottenere. Se come me siete un po' imbranate, o meglio non siete bravissime con il contouring, perché comunque se sapete fare il contouring e lo fate bene esce un bel risultato, ma se non siete capaci esce soltanto una schifezza, quindi è meglio evitare, e questa è veramente una valida alternativa perché il colore è molto molto più leggero. Ne metto un pochettino anche qua. Tra l'altro vi piace il mio nuovo acquisto, questo maglioncino di Bershka, l'ho scelto grigio ma volendo c'era anche nero, e ha questo dettaglio sul collo che mi fa impazzire, e poi la scollatura a V è bellissimo e tiene molto caldo. Questo è un maglioncino effetto crop top, è un maglioncino corto, quindi questo mi piace utilizzarlo o con una maglietta sotto un po' più lunga, oppure con una canottiera in cotone, quelle carine di Tezenis, intimissimi, con magari un dettaglio di pizzo, insomma è molto molto bella indossata sopra quel genere di magliettine, di canottiere. Comunque, tornando a noi, adesso prelevo il colore intermedio e lo vado ad applicare in questa zona, e il blush lo metto per ultimo. Prima mettevo il blush e poi l'illuminante, invece ultimamente sto mettendo prima l'illuminante e dopo il blush, non so perché ho invertito le cose, vabbè. Sempre con questo colore intermedio vado leggermente a illuminare anche sotto l'arcata sopraccigliare, anche se in realtà quando ho fatto le sopracciglia avevo già messo un illuminante sotto, sempre di Benefit, però sono passate un po' di ore perché quando ho fatto le sopracciglia dovevo andare a prendere mia sorella a scuola, insomma ho fatto un po' di cose prima di truccarmi, prima di mettermi qui a registrare il video, e quindi magari un po' è sceso, quindi vado a sistemare, vado ad aggiungere un po' di illuminante ancora qua sotto e poi prendo il colore più chiaro e lo vado a mettere sul mento, sulla punta del naso, e lo porto verso l'alto. Ok, perfetto. E poi passo al blush e utilizzo il blush di Puro Bio, i nuovi blush di Puro Bio. Finalmente Puro Bio ha deciso di introdurre nella loro collezione anche i blush. Hanno fatto 4 tonalità diverse in cialda, ma volendo si possono mettere all'interno della loro palettina magnetica. E poi oltre ai blush hanno fatto anche questi due ombretti nuovi, uno è verde e uno è giallo, sono dei colori che io in realtà non utilizzo molto, anzi non utilizzo quasi mai, devo ancora provarli, li proverò comunque. I blush sono questi, queste due colorazioni, questo più pescato aranciato, questo invece un po' più intenso, e poi
ci sono questi due che sono contenuti invece all'interno di un classico pack. Volendo però si può togliere il prodotto, vediamo se riesco perché ho le unghie lunghe, ok, si può togliere il blush e si può andare semplicemente a inserire, aiuto, nella sua palettina. Non ci stanno tutti e quattro nella palette, come potete vedere, quindi due li tengo nella palette e due invece li tengo a portata di mano nel loro pack singolo. Quello che ho utilizzato di più è sicuramente questo, come potete vedere, anche perché c'è già il solco, c'è già il buco. In realtà questo, quando mi è arrivato, era leggermente appena appena rotto e a forza di utilizzarlo l'ho scavato ancora di più, insomma si è consumato più velocemente rispetto agli altri, anche perché è arrivato leggermente rotto. Comunque questo è un bellissimo colore, molto molto leggero, vi faccio vedere applicato. Allora, aspettate che cerco il pennello, ok, questo è il colore numero, aiuto, aspettate, questo è il numero 01, è il colore più chiaro ed è forse tra tutti quello che mi piace di più perché lo trovo perfetto per questa stagione. È il classico colore di guance naturali, effetto proprio di guance leggermente arrossate. Poi c'è questo, che invece è il colore 02. Questo è quello che ho utilizzato nel video precedente, che se ancora non avete visto vi lascio qua nelle schede se siete curiosa di vedere come mi truccavo quando andavo alle superiori. E poi ci sono questi due che non ricordo qual è il numero 3 e qual è il numero 4. Questo è molto chiaro, è un colore pesca chiarissimo, non so se riuscite a vederlo. E questo invece è il più scuro. Ah no, che sto dicendo? No, il colore che ho utilizzato, il blush che ho utilizzato nel video precedente è stato questo, sì, mi stavo confondendo, questo qua, che quindi avete già visto all'opera. Questo è il colore più scuro di tutti e quattro, mentre invece questo, che è la colorazione 02, no, questo ancora non ve l'avevo mostrato e ancora in realtà neanche io ho utilizzato. Quelli che ho utilizzato principalmente sono stati il più scuro e questo che ho indosso adesso. Poi passiamo alle labbra e sempre Puro Bio ha introdotto questa matita, che a differenza di tutte le altre matite di Puro Bio che ho ricevuto, questa è trasparente. Hanno creato una matita trasparente per andare a definire il contorno delle labbra, oppure la consigliano anche come fissante per le sopracciglia. Ancora non l'ho provata e sono curiosissima di provarla. Vado ad applicare la matita sul contorno labbra. È super morbida, è trasparente, non ha colorazione ovviamente. Questa è sicuramente perfetta per non far sbavare il rossetto. E per quanto riguarda i rossetti, hanno aggiunto due nuove tonalità di colore, la colorazione numero 9 e la colorazione numero 10. Ve le faccio vedere tutte e due e poi decido quale applicare. Allora, questo è il numero 09, è un bellissimo rosa, mentre invece la colorazione numero 10 dovrebbe essere un fucsia, sì, infatti. Sì, questo è decisamente più intenso, eccolo qua. Sono bellissimi tutti e due, la qualità di questi rossetti è altissima, ho tutte le colorazioni, mi piacciono tutte da morire. C'è qualche colore ovviamente che preferisco, però sono tutti rossetti ottimi. E tra i due sicuramente il mio preferito è il numero 9 e infatti oggi voglio provare questo. Rossetto applicato e mi piace molto, lo trovo un colore veramente da tutti i giorni, anche per andare a lavoro, infatti appunto mi sto preparando per andare a lavoro e non lo trovo troppo impegnativo. Tante volte non metto rossetto quando devo andare a lavorare perché mi sembra di essere troppo truccata, di essere troppo esagerata e quindi tante volte non lo metto. Invece questo lo trovo veramente un colore molto naturale e mi piace molto, facile e veloce l'applicazione, e anche la matita contorno labbra trasparente devo dire che ha fatto egregiamente il suo lavoro, molto molto bene, perché non ho assolutamente nessuna sbavatura a parte due o tre pellicine, ma non è colpa ovviamente della matita ma delle mie labbra che sono sempre secche sempre in questo periodo. Comunque, questo in sostanza è il trucco che ho realizzato con tutti questi nuovi prodotti, spero di avervi tenuto compagnia. Io adesso devo scappare perché si è fatto abbastanza tardi, fra pochissimo inizio a lavorare. Vi mando un grosso bacione e noi come sempre ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!